Il terrorismo dell'Islam torna purtroppo a colpire il Bangladesh e purtroppo sono coinvolti anche gli italiani. Il comando dell'ISIS ha preso di mira un popolare caffè nella zona diplomatica della capitale Dhaka, prendendo decine di ostaggi, soprattutto di nazionalità straniera, tra i quali un numero imprecisato di nostri connazionali. L'ansia è dunque molto alta, anche per il rischio di eventuali vittime. Durante un possibile brief, il Presidente del Consiglio Renzi è rientrato a Palazzo Chigi per seguire l'intera vicenda e si trova in contatto pieno con la Farnesina. Alle ore 21 locali, le 17 ora italiana, un comando di una decina di persone entrate in azione all'Olay Artisan Bakery, un caffè pasticceria nel quartiere di Gulshan, frequentato da diplomatici stranieri in middle class locali. È scattata un'allerta della polizia che ha bloccato l'intera zona. Un impiegato del locale, che ora è riuscito a fuggire, e ha raccontato che cinque assalitori hanno fatto irruzione armati di pistole e macete e hanno lanciato bombe al grido di Allah Akbar, che significa Allah è grande, scatenando il panico tra le persone. Altri testimoni che sono scappati hanno detto di aver visto molti corpi a terra, anche se non hanno potuto sostenere che si trattasse di cadaveri. L'ISIS però avrebbe rivendicato l'assalto attraverso l'agenzia MAC, che gli fa da megafono, sostenendo che più di 20 persone di nazionalità diverse sono rimaste prive di vita, sono rimaste colpite in modo diretto. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate. Dunque è un attentato in piena regola, in piena stile ISIS. Un salutone e speriamo che questo terrore e questo inutile spargimento di sangue venga per sempre a scomparire.